Cosa è successo allora, Musa? Raccontaci un po' quando e dove è successo. Non ricordo proprio il giorno, però eravamo a Milano, sono andato a trovare mio fratello. Stavo tornando qua a Treviso, siamo arrivati in spiaggia, abbiamo trovato una casa presa fuoco, c'è tanto fiume. Allora siamo andati su, la sala di tutti i nostri lavoratori, tutti e due, eravamo noi due, io con mio fratello. Abbiamo trovato le gente, sta facendo i video, alcuni che urlano, alcuni che chiamano la polizia vigili. Cioè. Allora, loro, questa non è un'installazione, noi abbiamo buttato tutto il nostro lavoro, salito su, ero una famiglia, due nonne, un padre, un figlio, un cagnolino. Abbiamo salvato loro tutti, quindi basta. Come vi siete accorti di quello che stava succedendo? Accorti di senso. Cioè, avete visto questa grande folla, fumo? Sì, abbiamo trovato grande fumo, tanti fumo, c'è gente sopra, stava urlando per salvare, aiuto, aiuto, e gente stava su, le gente faceva i video, cioè io con mio fratello siamo andati su senza pensare anche a quello che doveva avere, cioè, Una cosa sì. naturale, no? Come avete fatto a portare fuori queste persone? La gente che hanno portato, come si chiama, scale, abbiamo preso scale, mentre lì su erano loro, non, come si chiama, la donna, due anziane, Ok. abbiamo salvato, mettere sulle scale, poi piano piano, cioè, comunque alla fine abbiamo fatto, perché se c'è qualcosa di urgente, puoi fare la cosa, ma non ti rendi conto di quello che stai facendo, hai Certo. capito? È quello. Adesso siete un po' degli eroi, no? Cosa vuol dire ora? Delle persone importanti, degli hero. No, no, noi abbiamo salvato perché era una cosa naturale. Abbiamo un dovere da farle, abbiamo fatto, basta. No, Non ti senti un eroe allora? non mi sento niente, mi sento Musa, basta.